E il risultato finale, ho aggiunto anche un po' di lamponi surgelati. Extra fruits. 10 su 10, comunque. Oh, ma ciao! Ciao amici, oggi vi porto con me in una giornata di cibo. Vi ho fatto già vedere stamattina cosa ho mangiato, sempre solito porridge, che in realtà avevo preso una bella pausa. L'ho mangiato ogni giorno per un sacco di tempo e poi dovevo prendermi una pausa, ma adesso sono ritornata sul porridge. Però vario molto, ogni giorno faccio colazione diversa, quindi si vedrà. Sono appena andata a fare un po' di spesa, che mi mancava un po' di roba, che sono ancora qui qualche giorno a Berlino, quindi metto a posto la spesa, è quasi mezzogiorno, quindi magari inizio a cucinare. Intanto però mi mangio un mandarino e mi faccio un caffè, perché ne ho proprio bisogno. Sì, si può vedere. Spesa proprio misera, ma giuro, mi mancavano solo due cosine per sopravvivere in questi giorni. Ovviamente caffè solubile, buonissimo, buonissimo, e ci aggiungo sempre un po' di latte. Ed ecco qua il mio pranzetto preparato in mezz'ora più o meno, quindi riso basmati semplicemente bollito e poi ho fatto delle carote e dei ceci al forno, li ho solo conditi con del sale, dell'olio e un po' di rosmarino e li ho fatti cuocere a 200 gradi in forno per 20 minuti penso. Buon appetito! Adoro questi colori, bellissimi. Sono appena tornata dalla palestra, per quello che ho i capelli marci. Volevo andare in realtà a far merenda in un bar in cui sono andata l'altro giorno, bellissimo, super tenero, con un sacco di brioche e croissant davvero buonissimi. Però alla fine in realtà non avevo tanta fame, quindi sono tornata a casa, mi sono fatta una doccia e ora mi sono fatta questo snack. Due fette di pane tostato, su uno ho messo il burro di arachidi e sull'altro ho fatto sciogliere del cioccolato. E ho messo del kiwi e un tè. Quindi adesso mangio merenda e leggo un po'.
anche la cena è pronta. Mi sono fatta quindi una patata dolce cotta al microonde semplicemente. Ci avrà messo tipo 7 minuti più o meno e facevo intervalli di 3 minuti. Quindi mettevo 3 minuti, poi lasciavo un attimo riposare, mettevo altri 3 minuti e così via. Poi ho fatto una frittatina semplice con solo 2 uova e il broccolo bollito. E ora condisco tutto con olio e sale. E niente, penso che poi sarò a posto per la giornata. Come potete vedere, cerco sempre di fare piatti abbastanza semplici, nulla di troppo complicato, anche perché alla fine mangiare in modo equilibrato e salutare non richiede chissà che ricette. Spero vi sia piaciuto e spero vi abbia dato qualche idea per i prossimi pasti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio! Ho finito ora di editare il video. Chiedo scusa perché ci sono solo video della cucina e basta. Quindi per chi è arrivato fino qua, fino a questo punto del video, vi regalo questa clip stupenda di Rocky. Rocky, tutto bene? Ah, una giornataccia. Oh, I feel you.